Ciao a tutti, oggi è martedì 24 luglio 2018, sono qui al bar, nella zona del laghetto di Corso 4 Novembre con il solito Luigi Manzini, il professore. Ciao a tutti e buongiorno, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi un pescatore notevole di Alessandria, che è molto bravo e ha una passione e una competenza infinita per la pesca. Lasciamo dire a lui come è nata e come, quali sono le sue performance. Innanzitutto si chiama Enrico Ferraris. Dimmi Enrico, quando è nata la tua passione e come la eserciti adesso? È nata all'età di 18 anni e adesso io l'esercito andando a pescare nei laghetti che abbiamo qui in provincia. Mi ritengo un pescatore dilettante e io seguo tutti i consigli che mi danno da amici e da un signore che si chiama Corrado, che ha un negozio di pesca qui al fondo di Corso 4 Novembre. Enrico, puoi raccontare qualche episodio piacevole della tua vita da pescatore? Perché io ricordo non più tardi di qualche mese fa che tu hai portato delle prede che pesavano 4-5 kg qua. 3 kg e mezzo, 4 kg. Sono state pescate. Ah, posso fare sì, fai pubblicità? Anche... Certo. Sono state pescate ai laghi di Montemerla, dove il titolare è una persona molto... Dove si trova? Isola Sant'Antonio. Dopo sale da quelle parti lì. Una persona molto seria e lui fa il ripopolamento come si deve e ci si diverte quasi sempre. Però so anche Enrico che tu tutte le estati ti eserciti anche nella pesca al mare. E in particolare per che cosa? E in particolare per la pesca alle orate. Alle orate. Io in genere da domani orate frate. Vado in Sardegna e pesco le orate e l'esca è il granchio vivo. Vanno innescate con il granchio vivo. Hai mica dei granchi vivi questa sera? No, adesso. Se no tipo ti mandavo lui a No, non ne ho. Un euro e... Ha sempre tenuto in cantina dei granchi vivi. Li manteneva per... Per pescare. Ti ho visto qualche volta ed è successo che per quanto riguarda la gente comune ti ho visto con la canna da pesca esercitarti anche nei prati. Come mai? Io esercito nel fare i lanci anche a provare la canna anche nei prati per vedere di lanciare più lontano e vedere e di perfezionare il lancio, perché il lancio è una delle cose fondamentali. A parte la rappresentazione delle esche, le vanno presentate in un modo perfetto, perché il pesce non è stupido. Sì, hai un kit da pescatore che è pescando alla torta, in genere bisogna avere un minimo di 80, anche 100 artificiali conservati in un borsello per avere la possibilità, in base alla luce, in base al colore dell'acqua, di cambiarli per catturare la torta.
So che hai fatto anche della pesca notturna, ed era con che cosa? Con i palamiti? Inizialmente, diversi anni fa, avevo la barca nel porto di Varazzo, un uccellino. Io e mio cognato andavamo a pescare con i palamiti. La cattura più grande è stata un'orata di 9 kg e 8 ettari. La barca la portavano anche in Sardegna? L'orata più grande che io ho preso. Benissimo. Allora Enrico, magari alla prossima puntata ci farai vedere un po' di tua attrezzatura. Ben volentieri. Perché ha un'attrezzatura, una cantina fornitissima. Fino a qualche tempo fa aveva anche un mastello pieno di granchi vivi che lui si preparava per portarli in Sardegna per la pesca alle orate. Granchi vivi che ordinava dal nostro tutto pescatore. Questo materiale di pesca, posso fare pubblicità, è stato acquistato nel negozio English House di corso 4 novembre dal signor Corrado, persona gentilissima e qualificata. Benissimo, ti ringraziamo Enrico. Grazie. Prenditi il tuo Marò cappuccino. Questo che cos'è, scusa, l'ultima cosa? È una chela di granchio, chela di acquistato il granchio, si rompono le chele, si fanno bollire, si pulisce dalla chela, si mette un po' di carta, un po' di cera, l'anellino per fare il ciondo. Dopodiché con i frati il granchio diventa lucido e abbastanza. Ecco, ed è una portafortuna del pescatore. Un mio portafortuna. Va bene, okay. Allora okay. Io vi saluto con questo intermezzo piuttosto divertente e anche istruttivo. Un saluto anche a tutti i partecipanti al nostro forum. E alla prossima, okay. Questo è un forum di persone anche molto interessate. Questo qui è un bookum, che non è un forum, è un bookum. Su YouTube, ma te lo faccio vedere io. Ok, te lo porto allora, vieni arrivederci a tutti, ci vediamo la prossima volta. Poi me lo mandi sul cellulare. Certo. No, volevo dire.